Buongiorno da Link Italy, io sono Adriana, mamma Calabria. Oggi voglio presentarvi il nostro piatto tipico, il morzello. È un piatto antichissimo, infatti la storia ci racconta che i pezzi di scarto lasciati dalle famiglie nobili venivano raccolti dai contadini per poter sfamare le proprie famiglie. La trippa consiste in vari pezzi, tra i quali il cento pezzi, che è un pezzo di trippa a forma di ventaglio. Prima una cottura viene lavato con acqua, con sale e limone, dopodiché viene precedentemente scaldato per circa mezz'ora 40 minuti, dopodiché viene messo in pentola con i suoi ingredienti. Ovviamente si mette anche una piccola percentuale di interiore composta da cuore, da milza, del polmone, viene messo un pezzo di grasso per dare, diciamo, il condimento al piatto, perché non vengono aggiunti altri. Dopodiché si inserisce, abbiamo l'origano, abbiamo il sale, abbiamo il pepe nero, il peperoncino nostro calabrese, il peperoncino macinato e abbiamo ovviamente il concentrato di pomodoro. Adesso vi presenterò come viene composta la cottura. Io vado ad inserire adesso l'interiora di vitello. Aggiungerò il sale. Metterò un po' di pepe nero, ovviamente a gusto, perché il morzello si dice che va mangiato bollente e molto piccante. Aggiungiamo un po' di peperoncino. E io adesso andrò ad aggiungere dell'acqua. Una volta aggiunta l'acqua, deve coprire la trippa. Io lo andrò a mettere a cottura. Aggiungerò l'origano, così a mazzetto, e aggiungerò un pezzo di grasso, sempre di vitello. E dovrà andare a cuocere almeno per un'ora e mezza. Trascorso un'ora e mezza, adesso io andrò ad aggiungere il concentrato di pomodoro. Per comodità levo il rosmarino e aggiungo tutto il concentrato di pomodoro. Girerò il tutto in modo tale che il concentrato si sciolga bene. Andrò ad inserire nuovamente il mio rosmarino. Rimettendo la pentola sul fuoco e facendolo andare per 4-5 ore a fiamma bassissima, deve sobbollire perché è una cottura molto lenta. Ecco a voi il momento più atteso, la cottura finale del morzello. Però prima di procedere all'impiattamento vorrei di nuovo ricordarvi gli ingredienti che io ho usato per questo piatto. Abbiamo detto la trippa del vitello con tutte le sue parti, una piccola percentuale di interiora, cuore, milza, trachea, polmone, tagliati piccoli piccoli. Abbiamo messo l'origano, il peperoncino fresco, piccante, calabrese, abbiamo messo il pepe nero e abbiamo messo a cottura, una lenta cottura.
E questo è il nostro risultato. Se io vi potessi descrivere il profumo che inebria, è qualcosa di fantastico. Adesso procederò a impiantare. Ovviamente vi devo far conoscere la pitta, o meglio ruota di carro, come viene comunemente chiamata, che è il pane tipico con il quale viene servito il morsello. Adesso ne taglierò un pezzo. Lo andrò ad incidere nel centro. La aprirò un po' così, perché questo fa da contenitore al morsello. Vado ad intingere per prima cosa le due estremità, ad inzuppare, proprio per prendere il pane di questo meraviglioso sapore. Allargo un po' e vado ad inserire il nostro morsello nella pitta. Deve essere a cascata, la trippa deve fuoriuscire dalla pitta, far vedere questo prodotto meraviglioso, questo piatto nostro calabrese meraviglioso. Aggiungiamo un peperoncino piccante ed ecco a voi il nostro piatto, il morsello, o meglio un morsello, ovviamente accompagnato con un ottimo vino DOC Girò calabrese. È un piatto finissimo, buono e veramente gustoso. Se vi è piaciuta questa nostra ricetta, vi invito a registrarvi sul canale YouTube Link Italy, Mamma Italiana. A presto!